Il progetto del parco è stato oggetto di un bando di progettazione internazionale. Ho visto nascere e crescere il Parco Dora e pian piano viverlo. È un parco che dal punto di vista dell'utilizzo si sta caratterizzando come un parco di uso giovanile. Io lo vivo veramente come uno spazio dove vivere e portare la mia famiglia. Tutte le aree sono ben collegate fra di loro. Ci si può muovere bene all'interno del parco, sia a piedi che in bicicletta. Sicuramente, appunto, mancano ancora delle cose per renderlo più accogliente, più gradevole, ma soprattutto più sfruttabile anche dal resto della cittadinanza. In questo momento si pensa ai giovani, però mancano strutture per gli anziani. Alcune cose vanno modificate, aggiunte. Proprio questa è la zona che viene in mente più positiva, perché abbiamo un'area recintata per i bimbi, quindi gli animali eventuali rimangono fuori. All'intorno si può andare sia a piedi a fare una passeggiatina, un po' di corsetta e la bicicletta. I ragazzini sono in sicurezza perché comunque lì l'area è delimitata per la parte pericolosa, quindi questa secondo me è la zona meglio riuscita del parco. È un parco che nella progettazione, non avendo pensato a modelli di gestione, ha dei limiti. E il primo limite che è evidente, che viene segnalato alla popolazione, è che nel parco non è presente né un servizio igienico né nessun tipo di attività di somministrazione o di ristorazione. Parco Dora rappresenta un bel esempio di riqualificazione urbana. Quindi un'area che prima era appunto lasciata a se stessa, è stata riqualificata e adesso è uno spazio aperto per tutti. La trasformazione urbanistica di Spina 3 ha portato una scelta dell'amministrazione di andare a posizionare laddove c'erano fabbriche un'area verde. Spina 3 si caratterizza con degli edifici di civile abitazione che si sviluppano in altezza, perché si è scelto di lasciare metri quadri al verde. L'occupazione dello spazio degli edifici di MV Park doveva essere restituita al verde sopra, proprio perché nasceva già pensato come un pezzo del parco in sé, no? Sostanzialmente che chi si affacciava alla finestra delle case che sono dietro MV Park vedesse il Parco Dora. È un grande spazio verde dove ci sono tanti giochi per i bambini, comunque c'è uno spazio adatto ai cani, quindi è un posto dove anche il mio cane comunque si diverte molto a passare il tempo. Deve diventare un po' il fulcro del quartiere, se possibile, e sicuramente creare una maggiore integrazione con il resto della città. Cioè, devono finalmente concludere l'opera sul corso Principe Odone, perché fino a quando esiste la barriera che non ci concede il passaggio al di là, dove, esempio, scuole medie, scuole elementari e per le persone devono andare a fare la spesa, il fatto più negativo è il non completamento della zona della spina. Ci sono parti di parco con okay, dei grandi prati, però che ne so, ci sono poche piante, ci sono pochi servizi. È un posto con grandi potenzialità che potrebbe essere sfruttato molto meglio.